Sì. Allora, mettiamo subito le mani avanti. E io l'ho cercato di boicottarmi la live per ben due volte. Vediamo se è la volta buona che riesco a fare la live. E soprattutto che riesco a fare l'avventura, perché è appena uscita e se c'è troppa gente io chiudo. Io quitto. Non ce la posso fare. Troppa gente brutta mi ha fatto quittare già altre volte, quindi vediamo come va. Dunque, ok. Stavo spulciando il negozio, ma niente di nuovo. BBB, avventura. È un bel po' che non gioco, un bel po'. Allora, danneggiata. Lasciala così. Danneggiata, sì, dai. Chi se ne... Posto. Pronti. Mi ricordo se il mouse era già così molle. Lo ricordavo un po' più rapido. Vabbè, adesso provo. Mi ricordo anche quasi più i tasti. Che memoria patetica. Che memoria patetica, allora. Ah, sarà pieno di gente, io me lo sento. Fa niente, al massimo gli facciamo il gesto dell'ombrello. Ma ci hanno messo le musiche di Halloween. No, bello! Hanno messo tutta le decorazioni di Halloween. Ma che figa... Cioè, vabbè, non tantissime, però... Le candele c'erano già lì? Sono convinto, eh. Bello, bello. Allora. Spulciamo. Ok, come andare in bicicletta. Non si dimentica mai, ma ogni tanto si cade. E ci si sfracella le ginocchia, però non è un problema. Allora, tu. Questo. Non c'è, facciamo così. Sono più convinto. Anzi, facciamo così. La banana, vabbè, la lasciamo qua. Tu. E prendiamo. Hey, over here. I have a message from Belle. What's on the horizon today? Vediamo i nuovi oggetti della missione. Ah, i vestiti di Stitcher. Col dito. Ma l'ultima volta mi sa che... Non so se l'ho preso il premio l'altra volta. Boh. Go wherever the wind carries. Vabbè, spero di sì. That's right. Belle wants your help over at Liar's Backbone. I don't know what business she has out there, but if Stitcher Jim is involved, it's going to lead to trouble. Watch your back. Watch your back come al solito, del resto. Proprio... l'urlo di battaglia di questo gioco, watch your back. Watch your back. Vabbè. Beh, ma... Barili qua? Niente? Ah, eccoli. Allora. Ok. Un mango. Neanche a pagarlo, guarda. Andiamo subito. Backbone, cos'è che ha detto? No, non era questo il tasto. Fire's Backbone. Sì. Qua c'è roba buona. No, sono finti. Perché finti? Uff.
Eccola qui la mia bella barchetta. E c'è tutto, stranamente, tutti i pezzi. E tipo io non mi ricordo mai se è meglio la melagrana o questo. Secondo me è la melagrana. Vabbè, spero non ci sia da combattere in nave perché andrebbe molto male. Un po' scomoda però me l'hanno parcheggiata. Ok. Allora, cerchiamo subito brutta gente. Cancelliamo Pascarabocchi. Ok. Oddio, non mi dirmi che qua. Non è qua. Eccolo qua. Io sono qua. E bello lontano. Che figata. Sono molto contento. Grazie. Aumentiamo un po' la discrezione. Allora, abbiamo detto tutto a est. Vai. Un po' troppo. Troppo, 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 troppo. Che mi sflasha questa stella. Ai, ai. Ecco, c'è già qualcuno che sta facendo la quest. Ah, che palle. Eccola lì, è proprio la quest, mi sa. Che coglioni. Sa che farò un bel buco nell'acqua oggi. Vabbè. Allora, vediamo se ci sono bandierine. No. Vabbè, in caso incontrassi gente la tirerò su. No, l'avamposto quello lì, credo. E là c'è un altro. Cavolo, che visuale. Quella là usa una Skelly? Direi di sì. Si sta agitando un po' il mare.
Infatti mi sta deviando un po' la barca, che palle. Oh, la chiatta, scusami. Ah. Ciao! Room Runner Isle. Ma è sulla mappa questa qui? Credo di non aver mai letto questo nome. Ah no, sì che è solo... Non l'ho mai vista, ma credo di non esserci neanche mai salito sopra. Vabbè. Hai un animaletto da compagnia, me lo prendo. Butta giù. Scendi. Viziato d'un gatto. Ma se tipo io volessi mettere, che ne so, qualcosa qua. Ah, non c'ho. Non ho nulla. Che barca triste e patetica. Allora. Visto che è l'alba, cercherei di scorgere ombre all'orizzonte. Mi sembra di non vedere niente di che. Sto un po' sbagliando direzione, eh. Sì, abbastanza direi. Solo che qua è tutto rocce, accidenti. Niente, continuo ad andare. Allora, continuo a girare giù e lei continua ad andare in su. Cosa c'è là? Non ho preso niente. Uff, che delusione. Ah, che bell'alba. Gnocchi! Cambiati i suoni, cos'è che scoppietta? Che schifo. Tutto al goso. Ci passo. Vedo niente. Adesso ci vedo. È finito il tornado? Oh no. Però sta andando dall'altro lato. Oh no. Cazzo. Due palle. Vediamo se poi no. Ah, che due pallette. Oh, proviamo, dai. Voglio attaccare briga, che due coglioni. Non c'ho proprio voglia, spero che non salga nessuno.
Strano, non mi ha detto nulla. D'accordo, ciao. Ci sono ancora quelli là in fondo. Loro che fanno? Se ne vanno dritti? Cioè, ci siamo incrociati così, neanche un ciao. Ah no, c'è ancora il tornado. Che due coglioni. Aspetta, fammi fare un controllino, va. Ah, qua non c'è nessuno. E qua, aiuto! Ma no, ma c'era la persiana, mi doveva sostenere, in teoria. Uff. E dai. Questo stronzo, che cazzo vuoi? Ma sono appena arrivato. Aia, ma... Te, così impari. Adesso mi prendo... Mangio questo e mi prendo lo squalo. Vabbè. Si sarà schiantata sicuro. Ah, oh, che bello. Allora, carichiamo qui. Dannato squalo. Adesso ti cucino e ti mangio, così impari. Vorrei controllare anche la nave che ho visto prima. Sicuramente è in zona. Perché non pesco mai io? Volevo quella roba lì. Voglio quello. Ma niente. Sarà la nave di prima. Cotto? Ah, che fame. Oh là, adesso sono carico. Dove saranno? Quello sviluppino lì che avevo visto in lontananza prima. Sicuro stava venendo qua. Però non lo vedo più. Quello là, no, quella un'isoletta. Nada. Quanto lontana però. Uffi. No, ma siamo arrivati. Scusa, eh. Ah no, è quella lì comunque. Mi sa che è più vicina rispetto a quel tornado lì. Era questa? Eh sì. Sì sì, questa qui. Eccola qua. Perfetto.
Ah, dove c'era nascondiglio praticamente. Ci sono già venuto qui. Vediamo se c'è frutta. Sto cacchio. E qui Belle. Forse dovevo bussare prima. Magari si sta vestendo. Lo sento benissimo. Siamo un po'. Ah, è diverso dall'altra volta. Interessante. Eccola qua. Ignoriamola un attimo. Dormi, no? Grazie. Questo cos'è? Un coperchio? Non c'è niente. Cos'è sta roba? Eccola. Saranno indizi? Ciao. Here at last. I'm glad it reached you. Time is against us, but I'm told you can never be too cautious when dealing with Stitcher Jim. I'm sure you have questions, but we must be swift. If what I've learned is true, Flameheart's rebirth is much closer than we thought. Ma io qua ci sono già stato. E già fatto questo coso qui. Ah, la seconda parte, quindi è un riciclo. You're here. Vabbè, proviamo a sentire cosa dice. Continuato la mia ricerca sul tempo della resurrezione. Credo ancora che quello sarà il momento in cui i seguaci di Flameheart intendono risvegliare il loro padrone. Antica profezia molto chiara. Il ritorno di Flameheart sarà preceduto dall'arrivo di un precursore, il messaggero della fiamma. Tutto ciò che ho scoperto qui suggerisce che questo messaggero non sia altro che Stitcher Jim, e vista la calma del Devil's Roar, sembra che sia giunto il suo momento. Eppure Larina dice che Jim è fuggito dopo che Flameheart lo ha tradito. Me lo ricordo. Non credo che sia mai tornato qui, e non è più stato avvistato sui mari da allora. Non possiamo permetterci di inseguire l'uomo sbagliato, o il vero messaggero potrebbe sfuggirci da sotto il naso. Ecco perché chiedo il tuo aiuto. E pensare che... questo qua... cos'è questo posto? Si potrebbe finire una toppaia abbandonata, o per dirla senza mezzi termini, questo era il rifugio di Stitcher Jim, durante il suo periodo al servizio di Flameheart. Quando sono arrivato... Era stato chiaramente abbandonato da un po' di tempo... Ho trovato molto materiale relativo a un'antica profezia, probabilmente scritta da Jim stesso. Deve essere parte del grande piano del condottiero, costruire il Reaper Hideout. Liberare lo spirito di Flame. Il condottiero, chi è il condottiero? È strano però, da quello che mi ha detto Arthur, i resti di Flameheart furono distrutti quando il suo spirito fu liberato, spezzati dalla spada delle anime. In mancanza di un corpo intatto e di un messaggero, Flameheart non dovrebbe essere in grado di reclamare la sua forma fisica. Chiaramente c'è molto altro che devo scoprire. Ok. The ancient prophecy was quite clear. The Herald of the Flame shall rise to pave the way for Flameheart's rebirth. Even so, we cannot afford to make mistakes. Before we think of chasing down Stitcher Jim, we must be certain that he truly is this Herald. I've sent a friend to scour the Devil's Thirst, the last place anyone saw Stitcher Jim alive. Okay. So long as the region remains dormant, you should be able to join them in searching for the truth. Once you have proof of Stitcher Jim's involvement, return to me. I'll find out everything I can about the Herald's role in what's to come.
Va bene. I only hope we can find some way to stop them. Vediamo. Biglietto di Belle ricevuto. Che bigliettino mi ha dato? Ah. Devil Source. Ok. Oh, e questo non c'era. Ma no, prendo io. Ci posso salire su questo cosino qua? Sali no. Chi è che mi ha girato la nave? Dannati. Allora, Devil Thirst era più o meno qua. Minchia. Ma quanto bisogna navigare? Santo cielo. Vabbè. Tutta a sud. C'è gente simpatica che se la dorme, no? Siamo dietro i cannoni. C'è nessuno. In coffa? C'è nessuno. Basta fare il paranoico. Su. Andiamo. L'avventura ci aspetta. Il vento è dalla nostra! E la gente? Dov'è? C'è nessuno? Fa molto piacere. Quindi il turbine è morto. Han finito, quindi. Speriamo si levino dai coglioni. Ops. Non vedo. Ok, sono storto. Molto bene. Secondo me è lunga lunga questa missione. Me lo sento. Vediamo se riusciamo a pescare qualcosa di carino. Oh, arpione? Raga, c'era una cosa. Stanno fondando. No. Ma che palle. Non ci azzecco mai. Stupido arpione. Non funziona. Non sto andando. Sono giusto? Più o meno, dai.
Sarà quello dopo? Vediamo. Sicuro non è questo. Oh no. Cos'è questa musichetta di terrore? Ah, è già finita. Ancora musichetta di terrore. Che palle che c'è quell'isoletta dell'ostrica proprio in mezzo alla traiettoria. C'è il vento a favore. E allora sono a cavallo. Che io la nave non la vedo così disastrata. C'è scritto che è piena di danni, ma a parte qualche rattoppino, ma la livrea è a posto, eh. Ho avuto solo un paio di incidenti, niente di che. Quello il turbine verde. No. Che paura. Oddio, quanto bisogna navigare. Troppa acqua in questo gioco, non va bene. Troppa acqua. Troppo mare. Volevo fare il pirata di lago. Siamo quasi. Ci siamo quasi. Cosa faccio? Mi posteggio dall'altra parte come al solito? A parte che c'è una nebbia. Che ansia. È questa? Non capisco. Se è questo o quella dopo. C'è un focherello acceso. Dire che c'è sopra gente.
Ma no, questa, dai. Ok, io me la nascondo dietro, non si sa mai. Eccola qua. È lei. Vanno sotto. E che male, non si capisce niente. Quanto è agitato. Allora, direi che io ormeggio qua. Tanto è bassa, me lo ricordo bene che è bassa qua. Eccola. C'è una roba lì. L'ho tirato su tutte le vele. Aspetta che qua io sicuro me la ritrovo fondata la nave. Ok. Questa è una robina. Ah no. Ho sbagliato. Vabbè. Sembrava uno sbrilluccichio, mi sa che era il sole. Ci sono dei pesci, vabbè. Allora, fare una bella cosa. La pala, sì. Ho visto questo coso che è abbastanza pericoloso per i malintenzionati. Cioè, per me, se lo vedono i malintenzionati, quindi. Mi devo ricordare, quando faccio le quest, di prendere il pennuto, non il quadrupede. Che mi fa spaventare, sembra sempre che ci sia qualcuno. Quindi, mettiamolo via. Chiudiamolo nella scatola. E mi prendo il pennuto. Addio felino. Benvenuto, uccellino. Allora, Madonna, c'è un altro. Posso seppellirlo qui? Che palle. Seppellisco qua. Piano, piano, non battere così forte. E ti scoppio in faccia. Poi. Vediamo se ci sono cose buone. Beh, palle di cannone. Ma non avevo al massimo. Che strano. Molto strano. Vabbè, comunque cerchiamo tracce di. Cos'è che vuole? Un alleato ti incontrerà lì. Cerchiamo. Che cazzo? Sei scemo? Sembra un modo di dare il benvenuto a una persona. Cafone. Vediamo se è qui che mi aspetta. No, qua c'è qualcosa però. Bello. Oh.
Seppelliamo cose. Cose pericolose. Anche questo me lo prendo. Solo che senza chiave. Vabbè, lo metto qua, dai. Un po' troppo in vista. Facciamo qua, che c'è il carretto. Vuol dire al timone. Perfetto. Ah, ok. Che cazzo? Ah, guarda lì che mi sta aspettando. Posso scendere da qua? Dai. Aiuto. Che culo. Che culo incredibile. Che culo sfondato. Ma qua c'è un sacco di roba. Vabbè, non perdiamoci, va. Come al solito, se no non riesco a combinare nulla. Dov'è? Oh, sono qui. How may I be of service? Ok. Ok. E c'è l'ingresso, quindi vediamo un po'. Non mi ricordo mai dove cavolo. Eccolo qui. Poco più a nord, dice. Come poco più a nord? Ah, perché l'ingresso è sotto. Vabbè, guardiamo cosa fa. Hush now. No use screaming in there. If the master wants souls, that's what the master gets. I'll give the Ashen Lords your regards. Here we are. The start of Jim's trail. And of his treachery. Have you found something? Sì. Yes. Ok. Sud-ovest lungo la costa, scopri cosa rivela la lanterna. Sud-ovest. Va bene. Andiamo sud-ovest. Lungo la costa. Quindi facciamo così? Oh, ho sbagliato. Ah! C'è una cosa lì, che cos'è? Ah, non distrarti. Ma sono curioso. No, vai avanti. Ho capito. Devo andare dall'altra. Oddio. Spavento. Stronzo. Both of them using me, stringing me along. I won't let them take me.
Quindi c'era. So the deceiver got a taste of his own medicine. Let's see what else we can find. Dici che c'è qualcosa qui? C'ho qualcosa in mano? No. Un po' banale. So the deceiver got a taste of his own medicine. Let's see what else we can find. Cioè, mi stai dicendo che devo andare avanti. Ma non, non da qui, giusto? Bene, l'acqua dubito. Sarebbe un po' forzato, eh. I say, over here. Ma dove? Da questa parte. Quale parte? Che scemo. Non c'è niente. In mano non ha nulla. Ah, dici qui sotto? In acqua? So the deceiver got a taste of his own medicine. Let's see what else we can find. Ah. Scusa, aveva ragione, io ci metto un po', sono un po' lento. Sei scemo, ma da dove sei? Che spavento. Dov'è che mi parla sto qua? E soprattutto come salgo? Dici che devo andare... Ma c'è la scala rotta! This way, quickly. Another clue? Ma che cazzo dice? Ma con chi sta parlando soprattutto? Dice che è qua sopra? Sono un po' rincoglionendo, mi sto più per... Ma da dov'è che mi parla il maledetto? Ma che cazzata è? Ma questi sono spiriti però. Questi sono fantasmi. So the deceiver got a taste of his own medicine. Let's see what else we can find. Perché? Perché mi hai richiamato qua? Bastardo. I say, over here. Sì, sicuramente bisogna andare sotto. Quella è la mia nave, sì, che spavento. È proprio, secondo me è proprio qua che bisogna andare, oh. Let us regroup. Ma che cosa vuole dalla mia vita? Quest'uomo. Scusa, dobbiamo parlare. So the deceiver got a taste of his own medicine. How may I be of service? Let's see what else we can find. Ah, ma vaffanculo. Possiamo parlare ancora questo qua. Non si è rimasto qui a lungo. Ma dai, ma che palle. Ah. A sud. Ma nave di qualche tipo. D'accordo, andiamo a sud come dici te. A sud, il sud è qua. Però a sud c'è... c'è la montagna.
andiamo avanti, dai. Andiamo oltre la montagna. E come si fa? Ah, eccola qui. Trovato. Not safe. That place I never showed. Need the key. This blasted arm. C'è un uccellino. Here, now this should prove useful. Ok. Quindi? Non so. Parliamo. Have you found something? Oh, che due coglioni. Perché mi rompete le palle, santo cielo? Sto facendo una missione. You seem troubled. Yes. Ashen Ridges. O Ridges. O Ashen. Ashen Ridges. O Ridges. Non lo so. Ridges. 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 Ah. Ok. Grazie mille. Posso andarmene adesso? Dobbiamo ancora parlare. How may I be of service? Ok. Dov'è la mia nave? Eccola qui. Il forziere. Che faccio? Lo tiro su? Ma sì, dai. Sa che mi chiamo al bagno. Salgo un attimo sulla nave e vado in bagno. Oh, ma che pizza. Ma proprio adesso. Ho l'incontinenza di un vecchio. Guardiamoci un attimo intorno, va, che in un secondo mi potrebbero raggiungere. Però nessuno, faccio la pipì.
Cazzo, mi metti una cappotto. Ah, che fatica. Che buio che c'è qua dentro. Aspetta che c'hanno un po' di luci. Troppe luci. Troppe, troppe luci. Meno, meno. Meno, 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 meno. Ok. Così va meglio. Or dunque. Ashin Riches. Riches. Ecco qui. Ok. Sud. Cos'è? Sud ovest. Sì. Facciamo subito la mappa, vediamo cosa dice. Ah, ho capito. Cioè lui da cosa l'ha dedotto tutto il suo schema del tesoro. Così. Conosce, è onnisciente, conosce tutte le isole, i tesori nascosti. Come al solito giro largo. Bello il corinave della mia mano. Il corimano della mia nave. Molto elegante, mi piace molto. In realtà credo siano fatte tutte così, ma vabbè. Però ce l'aveva già il corimano, non me lo ricordo. Fermi, siamo arrivati. Sì. Ah, spacco tutto. Che botta. Però qua va benissimo, è perfetta. Mi piace tantissimo. Ok. Dunque. Andiamo. È proprio un posto comodo dove abbordare. Forse là è meglio. C'è anche una bagnarola. Vediamo cosa c'è dentro. Buono. Niente male. Kraken. Sono comunque scomodo. Allora, vediamo cosa dice la bella mappina. Allora. E io non so neanche dove sono. Vabbè, il sud è tipo questo. Il vulcano è... questo o quello?
Allora, in teoria è questo il vulcano. No, il vulcano è quello. No, il vulcano è quello lì. Ok. Quindi in teoria è niente. Così impari. Dov'è il terzo? Allora, niente, no, secondo me è tipo sopra qui. A sinistra, questo è questo il vulcano, oddio. Ma basta guardare la bussola. Questo è il sud, perfetto. Però non mi ricordo se sulla mappa ha indicato il sud. Sì. Fantastico, quindi l'ingresso è lì e l'oggetto dovrebbe trovarsi. Allora, vediamo. Il molo non è di qua. Il molo di qua non c'è. Qua ci sono le pietre e il molo sarà dopo quella pietra lì, credo. L'ho superato, quindi. No, aspetta, quello che sto guardando è il sud. Quindi sono dall'altro lato io. Sto sbagliando. Dovrei guardarla così, quindi di là. Devo prendere il molo come riferimento. Ma non. Eccolo lì il molo, perfetto. E sarà l'unico? Sì, è l'unico, quindi è sopra. È di là. Cos'è quella robina lì? Questo che sbrilli. Oh, bello! Mio. È buggato, vabbè. Allora, il molo è qui. Io devo scavare dove sono le, dove c'è la pietra incandescente. Quindi più o meno. Qui, ci sono sopra, ci sono perfettamente sopra, me lo sento. Mamma mia, che cacciatore di tesori nato. E devo andare lì dentro in mezzo. Qua, giusto? O forse sopra. Io qui non vedo nessun incastro per i totem. Quindi o è sopra o è sotto. Temo sia sopra. Andiamo sopra. Ammesso che ci sia un sopra. Però mi diceva lì. Che strano. Ma no, è per forza qui, dai. Sopra dove? Non c'è un sopra. Non credo si possa salire ancora. Ok, fammi leggere la mappa. Allora dice. No, dice proprio qua in mezzo. È che. Non c'è nessun alloggio qua. Scusami, qui. Qua c'è. Proprio qua sotto. Sarà qua?
Non è che non lo vedo? Ah, no, non c'è, dai. Chi è che rompe? Oddio. Lo sento, ma non lo vedo. Che cazzo? Ma dov'è? Eccolo qua. Ah, stronzo. Peccato. 2 ore per tirar fuori una spada. Si zoom, ecco così. Oh, è per forza quello. Mi dice proprio di... Che due palle che siete. Come ha fatto a spararmi che l'ho ucciso? Sculatevi. No, l'ho sprecato. Vabbè. Sono stato troppo ingordo. E sarà qui? No. Che cazzo è che non la vedo? Io faccio sempre una fatica assurda a trovare le pietre con l'alloggio. Dov'è? Dove dannazione è quella sta cosa? Devo scavarci? Sopra? Spero che non sia più indietro. Ma no, dai, una cazzata, non può essere più indietro. Io continuo a non vederlo. Sopra non c'è scritto nulla. Oh, proviamo a usare la lanterna, magari me lo fa vedere. Sarà mica qui? No. Non lo vedo, non lo vedo. Devo non vederlo. Guardiano cinereo. Ma dai. Dai le candele. Cattivo.
mi sta buttando giù la nave. Poi è stato lo scheletro. Oh, che cazzo sono sti qua? Palle, c'è gente. Ho trovato il posto, però. I used to have rather a knack for this sort of thing. The vault key should fit somewhere around here. È dove? Eccola. Posso riprendermela? Cazzeggiato un po' troppo. Allora. Mi stanno buttando giù la nave. Che due coglioni. Dov'è lo stronzo? Ma forse non mi sta buttando giù la nave. Vabbè, continuiamo. Fa niente, tanto non ho nulla. Allora, cos'è? Dov'è che ero arrivato? Ma... non mi capire, no, voglio capire se mi sto buttando giù la nave.
come faccio a capirlo? Però c'è altra gente, mi dà fastidio. Vediamo cosa fa. Come si, come erano le animazioni così? Stupido uccello. È un giocatore. No. Però si vede se mi metto qua. Si vede tantissimo. L'uccellino maledetto. E non farsi scoprire. Aia. Che troia. Quella da loro. La mia è di là. Andiamo a vedere la mia nave. Lo sapevo che incontravo gente. Che due palle. Che poi loro che cazzo di giro stavano facendo? Sotto va. Voglio vedere se la mia nave è a posto. A parte che non mi interessa nulla della mia nave. E solo vedere se se ne vanno.
Sta andando via. Oh, grazie. C'è un forziere che piange. Fatti prendere. Ha droppato la chiave? Oh cazzo. Questo era loro e era un giocatore. Beh, sono andati via. In teoria. Adesso posso giocare tranquillo, no? Chissà sempre, secondo me neanche l'hanno vista la mia nave. Allora. Eccoci qua. Via, via, via. Allora, vediamo un po'. E niente, usiamo la lanterna. Normale. Ho sbagliato tasto. Ma io ce l'ho nei tasti rapidi la lanterna, vabbè. Fatemi di riscoprire i tasti. Non era questo. Oh. No, ma me li ha cambiati. Ma che cazzo. Ma me li ha cambiati. Ma che coglionata è. E non funziona più un cazzo però adesso. Scusate, eh. Ho impostato Sea of Thieves. Ah, cioè, mi ha cambiato proprio tutto. Ma dai, ma che puttanata. Che schifezza. Pensavo fosse... che l'impostazione fosse ad hoc. Io ho creato un nuovo profilo proprio per Sea of Thieves. G5... cazzo dice? Ma no. E adesso qual era il tasto? Che due palle. Allora, aspetta. Secchiello. Secchio, secchio, secchio. Qui. Ma guarda te. Che schifezzata. Devo rivederla sta cosa. Vabbè. Entro soluzione, vai. Sì. Mancano i medaglioni. O devo accendere altra roba. Oddio. Eh sì, che cazzo ci capisco. Ah, ok. C'è scritto, c'è il... Non c'è nessuno, non è questo. Qui dice... Cosa che dov'è il suo suggerimento qua? Allora, qua dice qua, questo. Qui dice questo. Perfetto. Qua... non lo so. Ah. Ah, per uscire una e per entrare l'altra, immagino.
Ma da dove arrivano? Un punto. È un po' tutto troppo a caso. Qual è il suggerimento giusto? Devo rileggere il diario. C'è scritto un cazzo sul diario. Vabbè, devono essere tutti uguali. Quindi la porta è quello lì? La V? No. Cazzo è successo? Ho sbagliato. Due punti. Non riesco molto a comprendere. Questo è giusto? Uno, due. Cercando anche di capire se ci sono altri giocatori. Due punti. Eccolo lì, il cespuglietto. Eccolo lì. Perfetto. Oh, la Madonna! Quanta roba! It seems we've uncovered our next destination. Sì, ma che palle. Ma che ci avevi preso tutta sta roba? Beh, i cofanetti non sono male. It seems we've uncovered our next destination. Basta, va bene così. Sono contento. Però mi servirebbe un cofanetto o qualcosa. Beh, parliamo perché sennò continuo a rompere sto qua. Ok, figo. Sì, molto simpatica effettivamente come cosa. Vabbè. Cos'è che mi ha dato? Fico, mi piace questo risvolto. Questo qui non lo volevo. Cosa vi porto? Qual è la cosa più bella qua? Calice furente, calice furente. Ma un calice furente lo lascio qui, dai. Ma sono curioso di sapere dove si va più giù. Ah, si esce. Ah, è l'uscita. Ma che due coglioni sti qua. C'è una nave. Però aspetta, la mia dov'è? Lasciami in pace. Nave. Cos'è che c'è lì che galleggia? Sono i resti della mia nave? Non credo. No, ma la mia nave era di là. Sto facendo il giro dell'oca. Oppala, olio cuore.
E che palle. Ancora su. La mia barchettina. E lasciami andare. Aia. Lo sapevo. Non me l'hanno buttata giù. Che bello. Mi ha inciolato le cose? No, ancora tutto qua. Wow. Che grande prova di onestà. Mille monete. Dov'è che devo andare? Una zona vicina, immagino. Eccola qui. Tutta a nord. Questo sarà per la chiave? Non lo so, boh, vabbè. Devo avere una manina a girare se ci riesco. Grande manovra. Grande mago. Grande navigatore. Che cosa c'è là? Che cosa c'è là? È mio. Qualsiasi cosa sia. Non lo prendo. Vabbè, niente. Non mi serviva. Brutta figura, brutta figura, brutta figura. Non è vero. Passo allarme. Come si saluta? Dai, che palle che mi ha cambiato. Tutto mi ha cambiato. Come si saluta? Non è questo saluto. Vediamo cosa ha. Cenno, dormi, stringi amicizie, applauso, punta, siti, implora. Ne ho pochissime, ne ho. Uffa. Qui io continuo a non comprendere perché il software della Logitech mi ha cambiato l'impostazione. Non ha alcun senso. Cioè, puoi fare più profili, ma hanno tutti la combinazione di tasti insieme, cioè condivisa. Oh. Ma sì, la tolgo l'alleanza, dai. O la lascio? La lascio. No, la tolgo. Via. Ecco. Ma non ho bandiere. Fa, ecco, lo sapevo, qualcosa doveva per forza togliermela. Che bandiera ci metto? Questa. Era quella che avevo già. Come sto andando? Ah, adesso devo proprio virare a nord, perfetto, perfetto, in bolla. Cavolo, passo pure da un avamposto.
Certo che il vento totalmente a sfavore non ci voleva. Sono uno skater. Faccio skate sui can... Chi è? Chi è che rompe? Sì, sei bellissimo. Non c'ho tempo, mi spiace. Resterei a giocare un po' con te, ma ho una quest da risolvere. Lasci in pace, dai, per favore. Su. Se mi faccio dare una spinta. No, mi porta fuori rotta. Chi è? Ah, che bello, il servizio in camera mi ha portato il tè. Grazie, servizio in camera. Sono andato giusto. Dove sono? Oh, perfetto, più dritto di così. Sono una pertica. Gente che mi segue? Cos'è quella roba lì gigante che vedo in fondo? Ah, sono troppo scure le ombre delle navi, madonna. È questo brutto posto, la tomba di Flameheart. Ai 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 ai. Andiamo sul lato est, va. Però è vero, neanche in eruzione, eh? Aveva ragione. Bell. Tutto tranqui, tutto tace. Ah, immagino che il punto dove io devo andare sia quello là. È scomoda st'isola, dove ormeggio. Sa che è meglio che vado dall'altro lato. Mi sposto un pochettino, ma almeno sono un po' più comodo. Qua è scomodissima. La vedo che c'è un'isolettina. Qua è proprio bassa qua.
Già qua è un po' meglio. Sì, posso dire. Vabbè, la lascio qua, dai. Tirata su? Sì. Sì, vabbè, dai, non è così male. Poteva andare meglio. Siamo qua. Andiamo a fermare perché continua ad andare. Fermati. Ok. Allora, vediamo un po'. E si è schiantata. Vabbè, io ci ho provato. La tomba di Flymart. Dov'è? Forse devo usare la lanterna. Sarà? Ma è che spavento! E questi stronzi qui, ma cosa volete? Sto facendo un'altra roba, non c'entrate nulla voi. Sì, brava. È sempre lei? Sì. Sto bua, T'ho fatto la bua. Non riesco mai a curarmi in tempo. Nada. Ah, lì c'è un molo. Devo andare al molo. Sono totalmente dal lato opposto. No, guarda cosa ho trovato. Ma che figo. Che faccio? Vado al molo? Mi metto comodo? Eh sì, perché là vedo che c'è un ingresso. Solo che sono totalmente scomodo, cioè. Come faccio a entrare qua? Qui? Ma ste cose? Ma che fico! Non le avevo viste. Qualcosa c'era, dai, pensavo zero. Voglio provare a rumeggiarmi perché non voglio fare poi le fatiche titaniche per tirar su la roba. Devo stare comodo. Un teschio, vabbè. Meglio di niente. E si chiude. Proviamo a girare la nave. Siamo un pochino alle vele. Poco. In modo che si muova. Che nebbia. Penso di doverla girare un po' larga. Ma si vede anche con la nebbia. Che fastidio che mi dà.
ci entro io lì in mezzo? È impossibile. Cioè, lì c'è il molo. Ma non ci posso entrare, no, non si può fare. Vabbè, sono più comodo comunque qua, dai. Dove ero all'inizio. E molla sto coso. È rotta, tutta storta. Pronti via, pronta per andare. Si è bucata? Ancora non ho bucato la nave oggi. Niente, andiamo a vedere. Come non si può entrare quindi, cazzo. Non si può entrare. È un'inculata. Pensavo di sì, invece no. Vabbè. Immagino che sia là. La tomba. Potrebbe. Abbastanza sontuosa, devo dire. C'è cibo qua? Sì, qualcosa c'è. Si vede un cazzo. C'è una porta. Come si apre? Credo di essere nel posto giusto. Addirittura. Dove è andata la mia nave? Per spawnare il sirenetto. Cosa dice la quest? Meridionale. Non avevo letto. Scusa, non ti volevo. Meridionale. Quindi. Ha cambiato idea. Ero già qui. Ero giusto. E dove cazzo è sta tomba, perdono. A meno che non sia... No, quella è est e questo è sud. Sono giusto, perfetto. A meno che... Non sia... Qui. Ma comunque siamo a sud, dai. Questo è il sud. Questo è il sud è... Sia... Dai, questa. È
quella lì. Provo a vedere. Quindi le terme? No. Dove sta? Tutte dei rompicoglioni. Ma no, ma è quella, dai, per forza quella. Che altre tombe ci sono qua? C'è niente. Che sia sulla costa, ma no, non è sulla costa, è una cazzata. È quella. Solo che non so come si apre. Sarà più su? Attenzione. No, ma è sempre qui, dai. Ah, occhio! Aia, che dolore. Devo bussare? Bussa. Ci sarà una leva, qualcosa, dai. Ah, diciamo che per forza questa la tomba. Come ci entro? Cosa mi sono perso? C'è un sacco di roba là. Sono munizioni? Ma che cagata. Forse devo trovare un ologramma? No. Fatemi rileggere. Flintock Peninsula. Mi sembra di essere nel posto giusto. Magari ho sbagliato. Sono nel posto sbagliato. E vediamo se sono giusto. Flintock Peninsula. Santo cielo, è questo il posto. Dice meridionale. Quanto è grande? Quanto è grande? Scusami. Sono giusto. Zoomare. Beh, sarà questa fetta. Non questa.
Potrebbe essere quella. Che cazzo ne so io. Ah, forse sott'acqua. Mi viene da pensare. Proverò sott'acqua. C'è un capitano. Lasciamolo lì dov'è. Qualcosa sott'acqua, non c'è nulla. Cos'è che non mi torna? No, ma è quella. Affanculo, eccolo qua. You. Here to finish what he started. Father did not betray you. Father rewarded you, though you did not care to accept. Rise and I shall explain. Ah. Oh santo cielo. Minchia, finalmente. Unexpected meeting. And a troubling one. Cazzo, ma era proprio... Ho robeggiato proprio un passo, ma perché? Avevo provato, sono sicuro. Vabbè. Ho provato male. Yes. E che due palle. Che due coglioni. Ma li potevano disattivare almeno per adesso, no? Have you found something? Però era molto più lungo. A est un sistema di grotte, all'interno c'è già l'ingresso. You seem troubled. Have you found something? Dai, non ho letto nulla! Cazzo di scheletri di merda! Cos'è che ha detto Oriente? Ma no, ma è quella, dai! Non può non essere questa. Eccolo qua. You're telling me this was all part of his plan? No plan, prophecy. Fate has chosen you, but there is much to do before you take your rightful place in history. Looks like Bell was right after all. Let's see what we can learn inside. Perché mi ha indicato il vecchio galeone? Sono curioso. Da qua dove sono di preciso?
I say, over here. No, zitto. Adesso mi hai parlato del galeone. Voglio vedere il galeone. Che dov'è che era? Però non ha senso. Ho detto che le... come si chiamano? Ha detto che le grotte erano a est. Le ho trovate a ovest. Let us regroup. Vabbè, dai, fanculo. Facciamo sta missione. Catroia. Botta. Looks like Bell was right after all. You seem troubled. Let's see what we can learn inside. Mm-hmm. D'accordo, me la apri? Ah, l'ho aperta, grazie. I've done all that I can, but with the skull in pieces. No matter. From our enemies, we have learned that Father can be made whole once more. We shall prepare the ritual, but first approach the chalice and drink deep. Your reward is waiting. I hate to say this, but it seems we've found all the proof we need. Che palle sti teschi. Sembra di averli in testa. Have you found something? I hate to say this, but it seems we've found all the proof we need. Ah. I hate to say this, but it seems we've found all the proof we need. Ah. Oh no, bisognerà combattere. Devo tornare da Bella. Ma c'è proprio tu, ho rubato tutto, pure il sarcofago, non c'è più niente. Oh, guarda le cose che abbiamo fatto. Ma si può chiudere? Si poteva chiudere. Andiamo via. Devo andare da Bella. Dove? Non mi ricordo più dove era Bella. Andiamocene, va. Anche se... guarda, devo fare qualcosa, ho detto. Poi lo faccio, ma non mi ricordo più, quindi... pace. Spero non fosse importante. Allora, niente, andiamo. Qua, Liars Backbone. Hanno studiato tutto, che sono comodo. Ma che bravi. Nord-ovest. Questa tosse che non passa.
Niente, comunque questi qua dell'ossa del mietitore sono proprio degli stronzi. Tutti. Finti giocatori, veri giocatori, tutti gli stronzi, brutti cattivi. E io sono sempre da solo. No, sono un po' troppo storto. Di là, di là, di là, di là. Quindi loro praticamente dal rituale della risurrezione del guerriero antico hanno scoperto che possono resuscitare anche Flameheart anche senza il teschio intero. Bastardi, copioni. Vai da sola. Cavolo, che busto di velocità. Stiamo andando come delle saette. Siamo dei missili. Anche se non so dove sono. Giusto, perfetto. Andiamo così. Nave o è la body bell? Vedo niente, non vedo, che palle. Oh dai, la body bell è verde. Mi sembra di vedere qualcosa lontano. Ma c'è qua l'albero della nave che mi dà un fastidio. Cosa serve sto albero? Dà fastidio. C'è una roba vera, sì, dai, il coso di Bell. Però aspetta, lei si era spostata. No, era già qua lei, giusto? Sto confondendo. Lei è rimasta dove l'abbiamo trovata. Oddio, cos'è quello là dietro, una nave?
No. Ma dove va? Ops. Mi va la discrezione. Devo girare, devo girare. È questa, fermi. Beh, la manovra è accettabile, dai. In estremis, ma accettabile. Buono. Mare nella Davis è sempre molto basso. E sbrigati. Va bene, dai. Sono brutto, super spallato con le gambette secche. Ci sono novità. Ascolta. It's good to see you. What? I can only have been Plunder Valley. They must have been spying on me all along. Sì. Well, two can play at that game. My allies have located the Herald's ritual site. Take time to gather supplies. Once you're prepared, return to me, and we'll put an end to this prophecy once and for all. Ok. Vabbè, andiamo. Dai, non mi fare aspettare. Here at last. Continua l'avventura. Ah! Il gioco a capitolo, well. Quel cavolo. The ritual is taking place at Molten Sands Fortress. You should expect it to be heavily defended. Oh. If Flameheart's body is restored, the way will be clear for his return to the Sea of Thieves. I have given Pendragon's blade power to obliterate the skull once and for all, but you'll need to buy him time to use it. Oh no. Set sail and join him at Molten Sands. I will send you all the aid I can. Sono qua. Ok. Viato di belle ricevuto, che dice? Oh no, ho messo la corsa automatica. Ferma rituale. Il messaggero si trova a Molten Sands Fortress. Sta conducendo un rituale per ripristinare il corpo di Flameheart. Questa è la nostra occasione per porre fine alla profezia una volta per tutte. Andiamo. Oh no, c'è già gente che lo sta facendo. Guarda che palle. Mi sa che sono proprio lì. Ma questo è un forziere piagnucolone. Ah no, forse della rabbia. Tanto mi sa che appena ho finito la quest chiudo, però io lo seppellisco qua. Poi decido. Diceva Molten, Molten qualcosa. Molten, Molten, Molten. Non è qua. Ops. No, volevo vedere dov'è il tornado magico. Non lo vedo più.
Perché mi scappa sempre la pipì, santo cielo? Non si può giocare così. È di là rispetto alla nave. Quindi di qui potrebbe essere... Oh no! Ah. Dai! Vabbè, intanto facciamo la pipì. Facciamo la nave giusta. Più o meno. Verso sud-est, tipo là, dritto, perfetto. Tutto il mare dovrebbe essere tutto sommato abbastanza tranquillo. A parte che le palle di cannone, ad esempio, non bastano mai. Boh, pipì, arrivo. Eccomi, non è successo niente, sono vivo. Beh dai, sono abbastanza in linea con la rotta che avevo pianificato. Solo che adesso non so. Che mi strozzo. Eccomi, non so bere, mi strozzo ovviamente. Che fatica. Com'era per parlare? Così? Così parlo, così non parlo, così parlo, così non parlo. E se faccio così? Qual è il microfono qua? Megafono? Hello? No, non funziona. Hello? Così funziona. Hello? Ok. A posto. Devo fare un po' di prove. Aspetti che incontro qualcuno. Però...
Ci sarà una battaglia navale a questo punto, immagino. Già hai la tosse, poi ti strozzi pure col tè. Sì. Allora, continuiamo le nostre patetiche scorte. Che faccio? Io metto tutto qua. Facciamo un po' di ordine. Almeno un'idea chiara di quante lotte posso affrontare. Vabbè, queste me le posso tenere. Queste le tengo. Non so cosa mi potrebbero servire. Allora, vediamo se ci sono alleanze in giro. Chi è che è già arrivato qua? Maledizione, non ho visto nessuno sul mio cammino. Adesso questi qua arrivano belli tranquilli. Non ci sono alleanze, dai. È triste. Al piano superiore, grazie. Io l'uccellino lo depositerei a questo punto. Che adesso la lotta si fa seria. Siamo arrivati? Eh sì. Aspetta, ma non c'è nessuno. No, però strano. No, c'è una nave, secondo me. È possibile che non ci sia nessuno. Questo è il posto, dite che è partito perché sono stato io a fare la quest. È proprio qua però, effettivamente. Che figo. Leggermente visibile. Non vedo sirenetti. Non vedo niente, non vedo nessuno. Secondo me è tutta mia. Cosa ho sbloccato? È salito qualcuno sulla nave. Ho sentito uno splat. Ok, direi che qua va benissimo. Perfetto. Cazzo, più in alto di così non va.
Niente, andiamo a piedi. Sento i tamburi della tribù che suonano. Inizia la battaglia, che paura, che paura, che paura. Questo lo seppelliamo come al solito, in casi estremi, con persone ostili, arma segreta. Porca troia! Oh cazzo, che inculata! Na. Scherzavo! Ah! Oddio! E calma, eh! Che sfigato, alla fine fa il guardiano, non il messaggero. Che cazzo mi stai dicendo? Come riesci a passare? Quindi cosa dovrei fare, scusami? Devo trovare un aiuto? Dove sono qua le munizie? Non ce ne sono! Oddio, è incazzatissimo! Anch'io sono incazzato però, eh. Qual è il problema? Oddio. Ah, schiva. Oddio. Aiuto. Oh no. Cazzo, è troppo alto. Come si scende? Ah! Dove sono? Ce la fai? Su! Su questo qua. Dov'è l'uscita? Ma devo proteggere questo. Dov'è Jim? Jim? Eccolo qua. Vieni qua. Porca troia, che male. Giusto, e non ho le munizioni, quindi come faccio? Finito tutto. Eccole. Cazzo, è scoppiato il culo a me, però. Cosa dice Facing the Arrow? Allora rompere. Quindi che devo fare? Aiuto. Oh, madonna. Cazzato ancora. E che palle. E muori. Aia, che male. Ah, che botta. Ah no, perché mi hai fatto cadere.
E ci provo a fermare il messaggero, ma lui mi mena. Forte, eh? Cosa credi? E tutti questi! Sì, vabbè, chi è che ti ha invitato a festa qua? Quanta gente c'è, santo cielo! Porca la troia! Non vedo neanche niente. Dai, non vedo un cazzo. Pure finito le pozioni, finito tutto delle pozioni, la frutta. E qua trovo solo piombo. Aia. Non riesce a saltare sto personaggio, qual è il problema? Sto morendo. No, sto cadendo. Eh sì, ciao. Sì, frutta. Calma. Oh, munizioni, grazie. Sì. Cazzo di... Vieni qua. Porca troia. Vedo niente, non vedo niente.